Buona serata a tutti voi e ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione dalla Lombardia di One TV News. In uno scontro tra un'auto e una motocicletta a Olgiate Olona, un 75enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. L'incidente è avvenuto stamattina, poco prima delle 11, tra le vie Busto, Fagnano e Santa Caterina. L'elicottero del 118 è atterrato sulla rotonda della City Garments e Areo ha inviato sul posto anche un'ambulanza e un'auto medica. Nell'impatto con l'auto, il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto, riportando lesioni serie, ma per fortuna non tanto da metterne in pericolo la vita. Gli agenti del comando di polizia locale stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente che ha causato anche rallentamenti al traffico della zona. Avevano creato una redditizia piazza di spaccio a Livigno, soddisfacendo le richieste di turisti e tossicodipendenti locali, ma la loro attività è stata interrotta dai poliziotti della squadra mobile di Sondrio. Al termine delle investigazioni, con un'operazione denominata Apreski, gli investigatori della mobile hanno dato esecuzione a 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti appartenenti ad un gruppo criminale specializzato nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti. 6 di loro sono finiti in casa. Carcere, 5 agli arresti domiciliari, mentre ad una persona è stato notificato l'obbligo di dimora. La droga, al telefono chiamata Bresaola, veniva venduta in macchine in zone appartate del territorio di Livigno. Al trasporto e alla vendita partecipavano anche le mogli degli indagati e per non destare sospetti ed evitare controlli, gli spacciatori non esitavano a trasportare lo stupefacente in presenza di figli minori o addirittura neonati. L'attività investigativa era iniziata ad aprile del 2023 e si è concentrata sull'attività di alcune famiglie di origine albanese legate ad un latitante ricercato per omicidio appartenente ad un clan mafioso di Scutari in Albania. Si tratta di persone apparentemente per bene, ben inserite nel tessuto socio-economico della località sciistica valtellinese, così come i pusher che venivano utilizzati per lo smercio al dettaglio. Proprio questo particolare ha reso difficoltosa l'indagine, che ha richiesto numerosi servizi di appostamento e pedinamento, oltre che intercettazioni telematiche, ambientali e telefoniche. Ulteriore difficoltà è derivata dall'estrema cautela utilizzata dagli indagati che utilizzavano linguaggi in codice nelle poche comunicazioni tra loro, anche nelle conversazioni dal vivo. Il rifornimento di cocaina passava per le mani di un albanese 26enne, anch'egli legato alla mafia di Scutari, il quale, grazie ai suoi agganci, riusciva a far arrivare la droga da Bruxelles, da Torino e dalla Brianza. Una volta giunto in Valtellina, lo stupefacente veniva ritirato da una quarantenne, suo connazionale, che aveva il compito di trasportarlo fino a Livigno, luogo di residenza, pesarlo, dividerlo in dosi e cederlo poi agli spacciatori di riferimento. Aperto anche un altro filone di indagine sullo spaccio, questa volta di hashish, eseguiti in totale 8 arresti in flagranza di reato e sequestrati 1.823 grammi di cocaina, 190 di eroina e 1.610 di hashish. È stato firmato ieri mattina in prefettura a Milano il nuovo protocollo fra Regione Lombardia e prefetture per il contrasto alla violenza sulle donne. L'intesa fra Palazzo Lombardia e gli uffici governativi nelle province della regione è attiva dal 2017 con l'obiettivo di realizzare iniziative e attività svolte a prevenire e contrastare questo fenomeno, con particolare riferimento all'attivazione di interventi di sensibilizzazione, formazione e prevenzione dedicati ai soggetti che operano sul tema della violenza. Un protocollo importante con il quale abbiamo voluto rafforzare l'impegno da parte delle istituzioni, quindi Regione Lombardia, le prefetture della Lombardia, che coinvolge direttamente le forze dell'ordine, che sono coloro che si attivano prima di tutto sul campo e quindi sono coloro che intervengono per aiutare le donne vittime di violenza. Quindi tutto finalizzato alla prevenzione, al contrasto alla violenza contro le donne, con lo scopo di formare soprattutto le forze di polizia, formare il personale dell'arma dei carabinieri e quindi anche all'interno del protocollo è contenuto anche una promozione dell'accoglienza delle donne vittime di violenza all'interno delle strutture della Polizia dello Stato, dell'arma dei carabinieri. Quindi un modo e un
momento veramente per garantire l'impegno istituzionale, potenziare le nostre forze di polizia sul territorio proprio per cercare di riconoscere il fenomeno prontamente e poter indirizzare anche le donne vittime di violenza nel percorso più propenso, più opportuno e più veloce. Siamo convinti come Regione Lombardia che le infrastrutture siano il motore della competitività a sostegno dei nostri territori, dei cittadini e delle imprese. L'ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi, intervenendo a Milano alla presentazione del libro bianco di Unioncamere Lombardia. Oggi è una giornata importante perché è una giornata di riporto di quelle che sono le attività svolte appunto da Unioncamere, da Uniontrasporti relativamente appunto ad un'analisi puntuale del territorio lombardo rispetto alle infrastrutture. Noi siamo convinti come Regione Lombardia che le infrastrutture siano il motore per la competitività e il sostegno della competitività dei nostri territori, dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Quello che stiamo facendo è da una parte programmare e realizzare nuove infrastrutture, pensate per esempio alla pedemontana lombarda piuttosto che all'autostrada Bergamo-Treviglio, ancora la discussione sulla e la realizzazione, il progetto della Cremona-Mantova e del Tibre, insomma tante nuove opere, ma soprattutto la manutenzione di quelle esistenti, perché non ci possiamo dimenticare che la Regione Lombardia, pur con qualche differenza, è fortemente infrastrutturata, ma ha bisogno di una manutenzione di queste infrastrutture che sono fondamentali per la circolazione delle merci e delle persone. E pensate per esempio quanto le limitazioni dei ponti, dei manufatti, dei cavalcavia o dei cavalcaferrovia cosa potrebbe voler dire limitazione di queste infrastrutture rispetto appunto a la circolazione, per esempio, delle merci. Presentato a Legnano il libro di Luigi Crespi che racconta la storia del salvataggio della storica fabbrica di turbine Franco Tosi. Ce ne parla Fabio Villa. Ci troviamo a Legnano, nel comune di Legnano, vicino alla Sala degli Stemmi, dove sta per essere presentato un libro davvero importante. Così si salva una fabbrica, scritto dal collega giornalista Luigi Crespi. Con noi Luigi Crespi, autore del libro Così si salva una fabbrica, un libro che narra una storia importante che è quella della Tosi. Sì, in verità narra l'ultimo capitolo della storia della Franco Tosi, perché i libri sulla Franco Tosi a Legnano ne sono stati scritti tanti, cito soltanto quelli della Tosi, edito nell'85. Il problema è raccontare quello che è successo dopo l'85, cioè la grande crisi partita con la mancanza di un piano energetico nazionale che di fatto ha messo in crisi un po' tutta l'industria del settore in questo paese. E la Tosi ha rischiato di chiudere, nel 2016 si è arrivati al decreto di insolvenza, la Tosi era fallita, è stata salvata. La Tosi oggi è ancora a Legnano, esiste ancora, produce ancora turbine, è ancora a Legnano ed è uno dei pochi casi forse di un'azienda finita in amministrazione straordinaria che continua a fare quello che faceva dove lo faceva, una delle poche aziende italiane di un settore strategico come l'energia che ancora in Italia produce in Italia un prodotto italiano. Quindi secondo noi, secondo la FIOM che ha editato il libro, valeva la pena di raccontarla questa storia. Una storia in cui ha dato un ritmo particolare, decisamente incalzante, quasi se fosse un thriller, un giallo. Io a chi l'ho fatto leggere le bozze per correggere, perché sapete che i refusi scappano, mi diceva sembra un giallo, perché c'è un colpo di scena dietro l'altro. Però io ho raccontato solo quello che è successo, per quello che alla fine di questo percorso mi ha detto, forse vale la pena davvero di raccontarla, perché è una storia molto italiana, una storia piena di contraddizioni, di procedure anche complesse che però hanno portato a un risultato positivo, e quindi raccontiamola, perché vuol dire che quando c'è l'impegno ci si crede, c'è anche un po' d'orgoglio, perché c'è anche tanto orgoglio in questa storia, si riesce a raggiungere il risultato. Con noi il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, un momento importante per ricordare una fabbrica e una società importante per Legnano. Assolutamente, la presentazione del libro prodotto dalla FIOM oggi è un'occasione importante che cade in un momento importante. Siamo oramai in vista dell'approvazione fra qualche settimana del piano di governo del territorio, è l'atto col quale diciamo andremo a mettere un punto fermo rispetto a un percorso di tutta una città, un percorso che la città ha fatto in tanti anni per salvaguardare una fabbrica che è una fabbrica simbolo del lavoro, della produzione e della storia di Legnano. Da questo punto di vista non era scontato, andiamo evidentemente a riconfermare e a mettere una pietra miliare una volta per tutte, dicendo che nell'area dove oggi la Tosi è ancora produttiva rimarrà la produzione, che è la battaglia che Legnano ha fatta.
Da questo punto di vista siamo in un turning point, in un punto di svolta molto importante, perché evidentemente stiamo anche andando, come dire, a separare a questo punto la parte del futuro che deve rimanere produttivo dalle altre aree che oggi hanno una tematica di sviluppo urbanistico e di rigenerazione urbana, che quindi evidentemente necessitano anche di un set nuovo di regole. Questa è una fase importante, una fase sicuramente delicata sulla quale stiamo lavorando e sulla quale ovviamente c'è un confronto aperto, interessante anche con la proprietà, per metterli nelle condizioni evidentemente di fare quegli investimenti che permetteranno, una volta messo in sicurezza il lavoro, di rilanciare, di investire e di, si spera, sviluppare sempre di più l'attività produttiva della Tosi. Si terrà domenica 17 marzo alle 15 a Cassano Magnago la cerimonia di commemorazione dei cassanesi vittime del Covid-19, un evento per ricordare nel Bosco del Ricordo, un monumento verde piantato in via Mantova che rende onore all'ambiente e a quelle persone che hanno perso la vita durante la pandemia, la cui memoria sarà testimoniata da 18 piante di ciliegio e 9 piante di pero. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale cassanese, che ha voluto fortemente dedicare una zona del proprio territorio a ricordo dei defunti. Il numero di esemplari che sono stati piantati non corrisponde al numero esatto delle vittime da Covid del territorio cassanese. È infatti difficile fare un calcolo esatto di quante persone siano effettivamente decedute per il virus, ma è stato ponderato in base alle dimensioni della spirale che viene generata, valutando il sesto d'impianto tra ogni essenza, in base al contesto esterno nel quale l'impianto stesso deve integrarsi e in base alla percezione delle piante e dei diversi percorsi di accesso al parco, che è delimitato da 4 cespugli. La lettura che si è proposta per il monumento è quindi il movimento della spirale come principio di vita che accoglie in sé anche le avversità irreparabili della vita stessa. Con una grande festa di piazza e tantissimi appassionati, 600 bambini che sventolavano ventagli con impressa l'immagine di lancio della Milano-Torino 2024 in piazza San Vittore, in piazza Iannacci, lungo le strade del centro, Ro ha dato il benvenuto ai corridori della classicissima del ciclismo, con anche vetrine e negozi colorati di rosso e blu. La gente si è accalcata dietro alle transenne per veder passare i campioni. Applausi e fotografie anche dai balconi. La Milano-Sanremo è in programma domani, sabato 16 marzo, ma mentre da una parte cresce l'attesa per il momento della partenza e per la competizione vera e propria, dall'altra è tempo anche di pronostici. Ancora una volta è il castanese Renzo Bellari a parlarne ai microfoni del nostro Alessio Belleri. Pronti sui pedali, è la classicissima del ciclismo. Molto più di una semplice gara, bensì una manifestazione che da sempre fa rima con storie, emozioni e ricordi. La Milano-Sanremo, appuntamento allora sabato 16 marzo, ma se da una parte cresce l'attesa per il momento della partenza e per la competizione vera e propria, dall'altra è tempo anche inevitabilmente di pronostici. Dai corridori al percorso, insomma, ma anche alcuni ricordi. Beh, altrimenti non potrebbe essere, sa parlare il castanese Renzo Bellaria, per quasi 40 anni al seguito di tante corse con la radioinformazione. La Milano-Sanremo è come una lotteria per me, perché io l'ho seguita per 38 anni e non sempre la Milano-Sanremo la vince il più forte, ecco. Che è una corsa difficile ma anche facile, dipende dall'attività che il corridore arriva, con che condizioni tutto. Io mi ricordo la Milano-Sanremo di Felice Gimondi, che arrivò con la maglia di campione del mondo da solo in via Roma. E lì è stata una corsa pronti via, c'era un vento laterale che ha spezzato il gruppo a Tortona, mi ricordo che fece un controllo sull'ultimo gruppo che c'era dentro Pulidor, Raimond Pulidor vincitore anche lui di una Milano-Sanremo, e avevano già 9 minuti di ritardo, cioè c'erano tutti i gruppi selezionati e poi l'arrivo di Gimondi che staccò l'ultimo corridore prima del Poggio e arrivò primo a Sanremo. A Milano-Sanremo si decide ormai tutta sul finale, dopo i Tre Colli Cipressa fa già la sua selezione, quando scendono al Cipressa vanno a 70 all'ora. Io ero con la moto lì, dicevo, ma come fanno qui? Vanno a 70 all'ora in fine indiana, puntano il Poggio a manetta e chi ne ha va. Io mi ricordo le vittorie sul Poggio di tanti corridori, tanto per citarne una, il Gianni Bugno, che io ero proprio lì a fianco, il Giuseppe Saroni in maglia, c'è le foto, io e lui in cima al Poggio e giù a manetta e arrivare, era bello, arrivavano da soli. Una corsa, come detto, che significa tanto, in primis ovviamente per i corridori, ma anche per i tifosi. Per i ciclisti è vincere una lotteria, chi vince la Milano-Sanremo diciamo che può avere
un contratto per 2 o 3 anni senza problemi, ecco. Per gli appassionati, io mi ricordo il Milano Sanremo che andavo alle ponzonature al castello e c'erano tutte le firme dei giornalisti francesi, i vecchi corridori che erano corsa, Rivan Loy, che venivano a assistere al Milano Sanremo, proprio la prima, è come la prima della scala del ciclismo, ecco. Nuova proiezione del docufilm Erasmus in Gaza. Ecco il servizio a cura di Gabriella Pietraforte. Venerdì 22 marzo a Novate Milanese, presso il Cinema Nuovo, si terrà la proiezione del film Erasmus a Gaza, a cui seguirà un dibattito con alcuni rappresentanti di organizzazioni umanitarie e non governative, da anni presenti in Palestina. Il film racconta la storia di uno studente di medicina dell'Università di Siena che, primo e unico in Italia, decide di fare Erasmus in Gaza e testimonia la realtà sociale della striscia di Gaza prima della guerra, quando c'erano ancora ospedali ed infrastrutture. A parlarne con noi ci saranno Mary Calvelli di ACS, Serena Baldini di Vento di Terra, che sono appena rientrate dalla carovana della pace, Chantal Antonizzi di Amnesty International e Emad Kasi, rappresentante dell'autorità palestinese in Italia. La serata è organizzata da alcune associazioni di Novate Milanese e dall'amministrazione comunale. E quindi vi aspettiamo venerdì 22 marzo dall'ingresso dalle ore 20 al Cinema Nuovo in via Cascina del Sole 26. L'ingresso è libero. Per questa edizione e per questa settimana è davvero tutto. Io vi ringrazio per essere restati con noi fino a questo punto. Vi do appuntamento a lunedì, sempre alla stessa ora e sempre sul canale 79 della Digitale Terrestre per una nuova settimana di informazione locale. Buona serata a tutti voi e buon weekend su OneTV.